Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Sporteggiando. Questa sera a discutere delle vicende del Napoli e non solo, due cari amici. Alla mia sinistra il professore Nino Carfagna e alla mia destra l'ex assessore allo sport Giovanni Della Corte, con il quale poi a fine trasmissione analizzeremo un attimino le problematiche relative allo sport e ai giovani. Però prima di questo, ovviamente dobbiamo parlare del Napoli, delle vicende della nostra squadra del cuore e io vorrei partire velocemente facendo un piccolo sunto dell'ultima partita, perché vorrei partire proprio da quella partita giocata domenica scorsa, perché secondo me fotografa un attimino la situazione del Napoli, facendo tre brevi flash, difesa, centrocampo, attacco e poi una chiosa su Ancelotti. La difesa, noi a mio avviso oggi abbiamo un grandissimo portiere che è Meret, forse più forte di Donnarumma. Alle spalle di Meret abbiamo uno Spina che ha dimostrato anche domenica scorsa di essere bravissimo tra i pali, ma molto debole nelle uscite. La difesa di per sé, probabilmente la difesa titolare è anche forte, anche se continuiamo a avere un limite grandissimo sulla fascia sinistra, e un Koulibaly che dimostra di giocare, a mio avviso, non con la calma di sempre. Le uscite di domenica scorsa, qualche passaggio di troppo sbagliato, qualche mancanza di attenzione su chiusura a centrocampo non venute bene, anzi sulla tre quarti, estremamente pericolose. E l'ambiguità di far giocare il terzino forse più in forma del campionato fuori ruolo per non far giocare Gullam rende la nostra difesa da forte non impenetrabile. Da questo punto di vista chiedo prima a Nino e poi a Giovanni cosa ne pensano. Hai detto praticamente tutto, nel senso che hai fotografato la situazione attuale. La difesa, io sono sempre, guarda, ho sempre considerato che la migliore difesa poi è l'attacco, e una difesa è una buona difesa se è ben protetta dal centrocampo. Ora, il problema terzini è un problema ormai che si è cronicizzato nel Napoli, perché sfortunatamente abbiamo la fascia destra ben coperta da Di Lorenzo, la fascia sinistra, che ahimè, quando si fa male Mario Rui c'è il mistero Gullam, che non si capisce perché non gioca. O è un problema di condizione, o c'è dell'altro che noi dall'esterno non riusciremo mai a capire. Ma il problema non è questo: il problema è che il Napoli ha dei problemi in difesa, perché alcune volte il gioco della squadra, e soprattutto dei centrocampisti, lo protegge poco. Domenica scorsa c'è stato l'equivoco dell'aver fatto giocare Elmas, che io considero un ottimo giocatore come Certo. visione di gioco e anche come piedi, in un ruolo che non gli si addice molto, perché ha fatto praticamente, doveva coprire la fascia destra, doveva Da fare da esterno, non esterno, non è il rendo. suo ruolo. Allora è un esperimento, beh, poi è un esperimento, è un esperimento. Poi Parliamo. alla fine ci tornerò su questo punto quando faremo la Sicuramente. chiosa su Ancelotti. Però fondamentalmente in questo momento io considero che giustissimo il problema. Abbiamo due grandi portieri. Abbiamo un Koulibaly che alcune volte fa qualche stupidaggine, anche perché non è coperto da quello che l'anno scorso era il joystick di Koulibaly, e cioè Albiol. E poi abbiamo il centrocampo che in alcuni momenti non copre. Per la verità mi hanno tutti e due, Nino mi ha tolto tutto da dire, perché hanno fatto una chiosa generale sulla difesa. Io mi trovo perfettamente d'accordo, perché qualche giocatore come Di Lorenzo è stato spostato a sinistra quando lui sulla fascia destra, è una sicurezza. Nella difesa fino ad oggi ha mantenuto, però in alcuni momenti non ha dato quello che doveva dare, perché non c'è stato una diciamo linearità sui giocatori. Che la colpa di Ancelotti, secondo me, è che metta qualche giocatore non nella sua posizione di gioco, e quindi viene a cadere tutto il piedistallo che poi Ancelotti vorrebbe portare avanti. Questo è per quanto la difesa. Poi vediamo la mediana. Sono
sul centrocampo, ecco, vi lascio subito la parola chiedendovi cosa ne pensate comunque di un centrocampo a 4 con l'incognita e il grande dubbio di Insigne in un ruolo che non è suo, lo stesso Elmas che gioca a mio avviso meglio forse sul centrale trequartista quasi, diciamo così, ma certamente non sul laterale. E poi abbiamo un Fabian Ruiz che non so voi come lo vedete, ma certamente non è il Fabian Ruiz di l'anno scorso e speriamo che lo ridiventi presto. Per quanto riguarda la mediana, insomma, Fabian Ruiz è un ottimo giocatore, solo che ha avuto un momento di difficoltà. Domenica si è ripreso un poco, però domenica la partita non si è concluso positivamente proprio per i motivi che dicevamo prima sulla difesa, perché no, la migliore difesa è l'attacco, diceva Nino, è vero questo, però se tu non nella mediana non dai quella spinta in avanti non riesci poi a sfondare nell'attacco. La posizione di Insigne, che sarà un problema interno, io non vedo più Insigne, quell'Insigne dell'anno scorso, Insigne quando giocava con l'allenatore precedente, perché con Sarri era una macchina che camminava da sé, senza autista, era una macchina tra Mertens, Caleon e Insigne, ti faceva vedere un gioco che oggi non si vede, quindi qualcosa si deve pur fare, D'Angelotti dovrà rivedere un po' le posizioni, perché i troppi cambi non fanno bene. Nino, tu cosa ne pensi? Dunque, il centrocampo, vabbè, fin da quando, ahimè, giocavo a pallone e potevo giocare a pallone, a me mi hanno sempre insegnato che al centrocampo c'è il portatore di palla e la mente eccelsa. In questo Napoli, escluso Allan, ci sono centrocampisti che dal punto di vista dei piedi e dell'essere centrocampisti hanno da insegnare parecchio, però manca l'uomo di sostanza. Il Pirlo, io sono legato per esempio a personaggi del passato, ricordate Giuliano? Come no? Giuliano, che nel Napoli veniva chiamato il ciuccio di fatica, si metteva la croce e faceva sia il centrocampista di rottura sia di impostazione. Diciamo quello, scusa se ti interrompo, è quello che forse vorrebbe far fare a Elmas Ancelotti, dimenticandosi a mio avviso che comunque un ragazzo di 19 anni. Quello è il problema. Noi non possiamo caricare di responsabilità giovani ragazzi che hanno manca 20 anni. È un giocatore che giocava un macedone, che giocava in campionato turco. Turchia. Ci sarà pure qualche differenza tra uno stadio in Turchia e il San Paolo. Il San Paolo, i tifosi dello stadio San Paolo, il tifoso napoletano è impietoso. Carica, però se vedi che un giocatore sta in difficoltà, incomincia a criticare. Quindi non è una piazza facile la piazza napoletana, per questo io dico, forse tutto sommato, mantenere o prendere qualche vecchio marpione, un uomo di vissuto, di esperienza, che in qualche modo si poteva mettere la squadra sulle spalle, non avrebbe guastato. E va bene, allora diciamo che abbiamo analizzato difesa e centrocampo, passiamo all'attacco. A mio avviso all'attacco, e vi do 2-3 assist, diciamo così, abbiamo ancora la grassissima incognita di Lozano, che voglio dire ha fatto le sue fortune giocando a destra, da dove ha fatto partire decine di assist e fatto notevoli gol, ed è diventato il Lozano che tutti abbiamo apprezzato fino all'anno scorso. Abbiamo Llorente, che effettivamente è un giocatore di esperienza che fa salire la squadra, di cui sappiamo onori, diciamo, aspetti positivi e aspetti negativi, e in più c'è la garanzia di Mertens, per fortuna, alla quale purtroppo, a mio avviso, nonostante passino gli anni, non si affianca la garanzia Milik. Nel senso che, e vi lascio subito la parola, Milik passano gli anni e continua a dimostrare, a mio avviso, di essere un giocatore con un gran tiro,
domenica il gol è stato anche un po' una colpa del portiere, ma il gran tiro ce l'ha. Ma passano gli anni, passano le partite, ma continua a non avere quello che un tempo veniva definito il fiuto del gol, cioè la capacità di trovarsi al posto giusto al momento giusto. O sta in fuorigioco o sta mezzo metro dietro, che per un attaccante in Italia, in particolar modo in Italia, ma diciamo in generale, è a mio avviso un grandissimo limite. Passo la parola questa volta prima a Nino e poi a Giovanni. Sì, giustissimo. Milik, cominciamo proprio con Milik. Milik fortunatamente si è sbloccato e quindi ha fatto 3 gol nelle ultime partite. È un ottimo giocatore, però è un giocatore che partecipa molto alla manovra. Se tu lo vedi giocare e impostare, parte da dietro, non è un centravanti d'area. Di sfondamento. Va anche detto, questi centravanti qua non esistono più ormai. Io non ne vedo più in giro centravanti d'area di rigore come c'era una volta. Tutti i centravanti sono centravanti in qualche modo che partecipano alla manovra. E quindi partendo da dietro, alcune volte si trova a spalla alla porta, poi non è nella posizione più indicata per concludere. E gli altri sono fiori di attaccanti. Mertens, non si può discutere Mertens. Certo, Mertens assolutamente. Per fortuna che l'abbiamo ancora e che continua a segnare. Lozano è sempre una grossa incognita, e chissà se ce la toglieremo questo dubbio prima della fine del campionato. Io non credo che sia un bidone, quindi il paragone, come già ho detto l'altra volta, il paragone Vargas-Lozano secondo me non esiste. Lozano è un ottimo giocatore, però è un giocatore che in qualche modo deve essere, si deve abituare ai ritmi, al tipo di gioco che c'è in Italia, che non è il gioco che c'è in Olanda o quello che si fa in Messico. Ma tu lo vedi, in questo chiedo anche l'apporto di Giovanni, voi lo vedete compatibile con Caleon sulla stessa fascia, o e quindi eventualmente in un ipotetico arretramento di Caleon o uno spostamento di Caleon, o lo vedete con due giocatori compatibili? Secondo me non sono compatibili Caleon e Lozano, perché Caleon sulla fascia è un treno, e quindi il fatto che domenica per esempio non ha messo Caleon sin dal primo momento è stato un grande errore, perché spostando Di Lorenzo a sinistra è mancata quella spinta a destra, quindi Caleon è un ottimo giocatore, e per quanto riguarda Milik ha un buon tiro, però come diceva Nino non è il centravanti dei vecchi tempi, il centravanti di sfondamento, che lì sta nell'area e tira in qualsiasi posizione, in qualsiasi momento. È un ottimo giocatore, ma non è il centravanti per la squadra del Napoli. Per quanto riguarda poi Insigne e Mertens è stato scoperto come centravanti da Sarri, certo. È stato scoperto forse come, per caso è stato scoperto ed è stata una fortuna per il Napoli. Quest'anno Mertens farà, non come l'anno scorso, che fare 34 gol come l'anno scorso è una cosa impossibile, anche perché la squadra gira in modo diverso da come la faceva girare Sarri. Quindi essendo un jolly Mertens che si sposta a destra e a sinistra, si trova sempre pronto per, fece quel gol ultimamente, un gol di posizione a volo direttamente, quindi c'ha il senso del gol. Sono d'accordo con Alberto che Milik ha un buon tiro, però non sempre il tiro, se lui non ha il pallone sul piede sinistro è difficile che fa un gol. Questa è la verità. È vero. Allora, brevemente, Caleon è utilissimo, è quel giocatore è che no, se lo togli la squadra incomincia a perdere di punti di riferimento. Lozano, io credo che loro abbiano preso Lozano perché erano convinti che Insigne sarebbe andato via. Allora, andando via Insigne, probabilmente loro dicevano: prendiamo Lozano che è molto veloce, lo facciamo giocare sull'auto sinistro. Che però parte. non era il suo out, però si adatta bene, perché io non lo vedo molto come punta centrale. No, fino adesso ha fallito sia fallito come punta centrale che come seconda punta classica. Esattamente. Allora, Ancelotti, che è un uomo che ne pallone ne capisce, probabilmente intendeva metterlo sull'out sinistro. Fino adesso però ha giocato poco e male Lozano. Ecco, parlavi di Ancelotti. Allora, dopo un anno e una serie di partite della seconda stagione, a mio avviso
un bilancio sulla gestione di Ancelotti si può iniziare anche a fare, fermo restando che le qualità umane e le qualità di uomo di sport di Ancelotti non possono essere discusse, né la sua esperienza. Però oggettivamente quest'anno il Napoli non ha gioco, non riesce a giocare in nessun modulo con una certa scioltezza, né col 4-4-2, né col 4-3-3, né col 4-2-3-1. Anche quando abbiamo per esempio le due punte di area di rigore come Milik e come Llorente, alla fine per assurdo non abbiamo nessuno che va sul fondo a crossare, per cui è un modulo che difficilmente si integra con quelle che sono le caratteristiche migliori dei giocatori. A mio avviso non riesce in questo momento a mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimere il loro miglior calcio, e questo secondo me è una pecca notevole per un allenatore, qualsiasi esso sia, a maggior ragione se un uomo dell'esperienza di Ancelotti. Nino, tu cosa ne pensi? Allora, voglio fare una piccola chiosare un attimino su Ancelotti, partendo un po' da lontano, non molto perché il tempo è stretto. Io credo sempre, ho sempre creduto che il calcio è la metafora della vita, e credo che in questo momento Ancelotti sia un po' ostaggio di se stesso. Cioè, mi spiego meglio. Probabilmente Ancelotti ha deciso quest'estate, quando hanno fatto il ritiro insieme ai giocatori, di avere questo atteggiamento diciamo ecumenico verso tutti i giocatori, nel senso, giocherete tutti. Questo è l'atteggiamento che lui ha avuto partendo dal ritiro di Di Maria. Quando Ancelotti dice giocherete tutti, lui è obbligato a cambiare continuamente la formazione. Allora questo che significa? Significa che quando la squadra non sta in condizione fisica ottimale, questi cambi alla fine possono creare delle distonie al sistema di gioco, e quindi il Napoli gioca male. Io personalmente ho una convinzione, la mia personale convinzione è che se le condizioni al contorno non cambiano e se Napoli non si accanisce contro Ancelotti allenatore, lo fa lavorare, ma il Napoli di qui a qualche tempo, soprattutto nel girone di ritorno, il Napoli volerà, perché alla fine Ancelotti la troverà la quadra, e quando alla fine... Mi riferisco soprattutto al periodo in cui le altre squadre staranno con l'acqua, con la lingua da fuori, perché fare due partite a settimana non è facile. Né... Speriamo che le faremo anche noi, però. Però guarda, almeno fino a dicembre, giusto, almeno fino a dicembre, farò. Insomma, voglio dire. Con un campionato a tante squadre, se alcune volte sarai costretto a giocare il mercoledì e la domenica, o il mercoledì e il sabato. Quando le altre squadre saranno ridotte con la lingua da fuori, che non ce la faranno più a reggere questi ritmi, io sarò troppo ottimista, vedo il bicchiere troppo pieno, mezzo pieno e non mezzo vuoto, ma secondo me il Napoli veramente volerà. E io non sono troppo preoccupato, attenzione, non è che sto dicendo il Napoli vince lo scudetto, non sto dicendo questo, però 3, 4, 5 punti di differenza tra la prima e la seconda, secondo me il Napoli li può tranquillamente recuperare. Giovanni, prima di passarti, io sono un po' più critico, per cui voglio dire, ti lancio questa piccola provocazione. Capisco la posizione di Nino, però io dico che in fondo il Napoli, rispetto all'anno scorso, ha inserito Llorente, che obiettivamente non è un giocatore che può stravolgere un gioco, ha inserito Lozano, che non trova spazio. Abbiamo messo Elmas, ma certamente è più una pedina che non un titolare, non può essere considerato un titolare fisso. Abbiamo avuto la fortuna di individuare in Di Lorenzo un terzino fortissimo, cioè voglio dire, non abbiamo stravolto la squadra, tant'è che tutti quanti dicevamo che avremmo avuto un vantaggio rispetto alla Juve che cambiava con Sarri e l'Inter che cambiava con Conte, e perdeva per scelta della società e per scelta dell'allenatore giocatori fondamentali per l'Inter, e quindi ritenevamo che avremmo avuto un vantaggio in partenza. Mi sembra che questo vantaggio non l'abbiamo avuto. Ma difatti sono d'accordo, il vantaggio non c'è avuto, ma io non vedo neanche una prospettiva in futuro. Nino è molto
ottimista dicendo che nella fase del girone di ritorno il Napoli riprende. Io non sono molto convinto e d'accordo, perché fino ad oggi Ancelotti non ha, il fatto di dire giocate tutte, non ha messo nella condizione una squadra che gioca facilmente, che si conoscono bene i giocatori in campo, le posizioni. Invece questo fatto di cambiare di volta per volta, è vero che devono giocare tutti. Il motivo fondamentale è che noi abbiamo troppi giovani che non hanno un'esperienza di questo livello di gioco e quindi non possono dare il meglio di loro stessi. Col passare dell'anno prossimo può darsi che sarà una squadra più forte, con i giocatori che hanno avuto esperienza a Napoli, che è una piazza difficile perché il pubblico pretende molto da questi giocatori. Secondo me Ancelotti deve rivedere qualcosa, perché altrimenti non andiamo avanti. Lo vedremo domenica con l'Atalanta, che squadra metterà in campo e con quale grinta va il gioco. La cosa strana è che quando incontra le squadre straniere la squadra si trasforma, si carica. Il motivo perché non si sa. Perché è un problema di spogliatoio, è un problema che i giocatori magari vengono cambiati, sostituiti, non ci sta quella spinta che ognuno di loro può dare. Aspettiamo domenica, io penso che dopo mercoledì con l'Atalanta, perché dopo l'Atalanta, se facciamo un altro buco negativo, penso che il Napoli scivolerà molto indietro. Nino, proprio dell'Atalanta con te voglio parlare, dicendo, e lo dico molto chiaramente, che io sono stato molto deluso dal pari di domenica scorsa, ma non tanto per il pari in sé, voglio dire, semplicemente perché a mio avviso la squadra ha mancato di carattere, perché dopo il pari della Juventus e dell'Inter noi quella partita la dovremmo dovuto vincere assolutamente, e forse in questo continua a essere un po' negativo nei confronti di Ancelotti. Una partita del genere forse va affrontata con giocatori diversi, meno cambi e più puntare a vincere assolutamente, perché sono d'accordo con te, forse noi non vinceremo lo scudetto, ma rientrare nel giro dello scudetto, rientrare nel giro delle prime posizioni, domenica vincendo avremo fatto un notevole passo avanti. Con questa, diciamo, premessa, tu come vedi invece un Atalanta che in Europa va malissimo, ma in campionato corre come una furia? È l'avversario peggiore che ci potesse capitare, perché è un avversario fisico in molto un momento forte. Difficile. Sì, perché è un avversario fisico che gioca molto bene, perché poi Gasperini le prepara molto bene le squadre. C'ha ottimi elementi, c'ha quei due là davanti, Papu Gomez e Ilicic, che sono veramente in gamba. Ilicic poi, che sembrava che ci dovessimo prendere noi. E poi c'ha un'organizzazione di gioco molto forte, e quella sarà la cartina torna solo per il Napoli. Il Napoli domani deve cacciare grinta e carattere. Io continuo ad essere ottimista. Io continuo ad essere ottimista perché il Napoli quando deve incontrare delle squadre forti si trova dentro, non lo so, da qualche parte nel proprio, al proprio interno i giocatori riescono a trovare quelle motivazioni che in qualche modo riescono a sopperire a una condizione che in questo momento non è ancora ottimale, e ha un'organizzazione di gioco che non è ancora perfetta. Quindi speriamo che domani il Napoli riesca a trovare queste risorse al proprio interno e batta l'Atalanta, perché io la penso come la pensate voi, perché nel caso in cui malaugurato il Napoli dovesse pareggiare, o peggio ancora dovesse perdere, a quel punto si apriranno processi e poi chissà dove andiamo a finire. È così. Allora, Giovanni, con te all'inizio della trasmissione avevamo accennato alla tua grandissima esperienza di uomo di sport e di politico attento alle problematiche dello sport e legate soprattutto ai giovani. Ti chiedo, spostando un attimino il raggio della trasmissione, tu come vedi, facciamo un attimo una disamina velocissima, come vedi oggi il rapporto giovani-sport e soprattutto come vedi l'attenzione dell'istituzione nei confronti dello sport giovanile? Beh, lo sport giovanile qui a Napoli, in Campania,
non c'è. Perché non c'è? Perché mancano le strutture. Parliamo del comune di Napoli. Napoli non c'ha molti impianti sportivi, alcuni abbandonati, perché alcuni impianti sportivi non furono realizzati con la 219 cattedrale nel deserto. Palestre non utilizzate, abbandonate. Piscine che ci sono ancora, pure qui a Fuorigrotti c'è una piscina chiusa, ma soprattutto anche all'interno delle scuole non si fa molto sport. Una volta si diceva c'è un'ora di educazione fisica, oggi invece è un'ora di ricreazione, quindi non c'è, il ragazzo non va con la mentalità per poter affezionarsi ad una disciplina sportiva. Io sono stato per tanti anni arbitro anche di pallacanestro, ho fatto l'arbitro di Serie A di pallacanestro e in questa disciplina mi ricordo che molti anni fa, non vi scandalizzate per l'anno, nel 1973, io allora ero la giunta del sindaco di una periferia di Napoli, di Piscina, la mia prima iniziativa fu quella di fare un campo di pallacanestro all'interno di una scuola, dove tutti i ragazzi potevano andare a chi piaceva quella disciplina a poter fare sport. Ricordo nell'84 quando ho fatto l'assessore io volevo realizzare la cittadella dello sport a Posillipo e in pochi giorni facemmo anche un protocollo d'intesa allora con Pescante, però purtroppo la politica di allora, che aveva una miopia sportiva di allora, non riuscì a capire il progetto qual era e io fui tolto da assessore allo sport proprio perché volevo stravolgere qualcosa, come pure sempre per i giovani. All'interno dello Stadio San Paolo, cioè, come voi ben sapete, quando si è ristrutturato lo Stadio San Paolo, volevano togliere la pista di atletica. Sì. E allora con Marco Pannella facemmo una diatriba in consiglio comunale, perché io ero a favore di mantenerla e lui voleva togliere questa pista di atletica, che io dissi, ma è un bambino, quando nasce, che fa per prima cosa? Inizia a camminare. E quindi se un ragazzo non calpesta una pista, come fa poi a diventare uno sportivo oppure uno che si avvia a una disciplina sportiva? Purtroppo dopo il 1983 io ricordo che a Napoli si facevano i giochi della gioventù. Tu te li ricordi, sì, la corsa campestra a Capodimonte, nel bosco di Capodimonte, e con Italo Chiuni, che era un maestro di sci, un grande sciatore, organizzammo addirittura con tutti i giovani i giochi della gioventù, addirittura le gare di sci all'Aceno. E facemmo una cosa bella, perché molti ragazzi che oggi come ieri vanno a fare un giorno sulle piste si trovarono ad avere una competizione, una disciplina che in Napoli non è portata. Oggi si parla solo di calcio, non si parla di pallacanestro, non si parla di nuoto. Una volta avevamo dei campioni, di fatti teniamo ancora i ricordi dei pallanotisti che hanno vinto, i fratelli Porzio, che hanno partecipato, certo, alle Olimpiadi, ai mondiali. Quindi una vera politica per i giovani non c'è e non so se ci sarà in futuro. Allora, speriamo, voglio dire, con questi bei ricordi di Giovanni, e speriamo che, voglio dire, tutti ci auguriamo che invece la politica per i giovani, per lo sport giovanile, speriamo. Ci sarà. Prima di concludere, Annino, ti chiedo una domanda praticamente proprio sì o no. Passiamo il turno di Champions? Voglio dire. È sicuro, no? Penso proprio di sì. Vabbè, andrò a vedere la partita del Salisburgo martedì, mi vuoi fare indossare? No, assolutamente. Per cui, diciamo, con la speranza che sia la partita di mercoledì e soprattutto la partita di martedì prossimo vadano bene, ringraziando Giovanni e Nino per la loro presenza e la loro
simpatia, do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata e li ringrazio come sempre. Buonasera.